Scale fanno molto alien. Eh beh, per forza siamo in Alien. Salve a tutti, ben ritornati sul canale con Alien Isolation. Siamo ormai al quarto episodio e dobbiamo trovare un modo di riabilitare le comunicazioni. Abbiamo appena evitato di farci ammazzare dai sintetici. Sì, praticamente. Tada. Un altro pacco di ricarica che il limite è stato raggiunto. Ma tutte queste risorse poi dopo si potrà utilizzare. C'è un razzo sotto e tipo dei componenti meccanici sopra. Che già sono, siamo al massimo. Ok. Il computer? Un computer. Ah, bisogna hackerarlo. Come che era? Iniziamo il sistema. Ah. Inserire il codice visualizzato. Quello lì. Poi devi andare. Ok, bravo. Ormai Vince. Ormai Vince è un hacker professionista ormai degli anni 70 del futuro. Lo chiamiamo Mister Robot. Ci deve terminare. Vediamo cosa ci dice. Saggio dalla Torrens. Lei capitano della Torrens, abbiamo tre passeggeri sotto contratto. Tani a bordo, ci risulta che siete in possesso della scatola nera del nostro amo che gli ha permesso immediato di trasferire i passeggeri a stazione passo. Ti ricorda qualcosa? Quando siamo arrivati. È la tua astronave questa. Eh sì. E quando siamo arrivati? Esatto. Che ha fatto il... Ian Verlaine, capitano della Torrens. Abbiamo tre passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani. Esattamente l'audio che... Ci risulta che siete in possesso della scatola nera del nostro uomo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Operazione non permessa. Ai ai ai. Operazione non permessa. Torrens danneggiata. Qui è Verlaine, dalla Torrens. Che cazzo succede? Sevastopol? Qualcuno del team in Eva è riuscito a salire a bordo? Rispondete! Siamo stati colpiti durante l'esplosione e stiamo uscendo dall'orbita di Sevastopol. I sistemi saranno disattivati durante le riparazioni. Non so dire per quanto... Aia. Wade, ufficiale coloniale della stazione Sevastopol. Abbiamo un problema grave. Le comunicazioni esterne sono bloccate e dovete inviare un messaggio di emergenza per noi. Mi sentite? Ripeto, le comunicazioni esterne sono bloccate e abbiamo bisogno di aiuto. Restate a distanza e inviate aiuto. Ah, dovremmo cercare di aiutarli. Ma allora... Sono i nostri compagni di astronave, sono nella M. Sì, però lo sceriffo, quello che parlava nell'ultimo, dovrebbe essere quello a bordo della Sevastopol. Ah, sì? Ti ricordi che c'era il messaggio subito dopo e diceva le comunicazioni esterne sono disabilitate, dovete mandare il Marshall. Sì. Ok, lo sceriffo, ho capito. Quindi sono qui disabilitate le comunicazioni esterne. Comunicazioni esterne disabilitate per ordine di abbordo. Non si desiste. Tutte le comunicazioni in uscita sono bloccate. Tutte le comunicazioni. Guarda, ci sono i robottini. Le comunicazioni interne sono aperte su canali limitati. Ci deve essere qualcuno da poter contattare sulla stazione. Trova un altro terminale per le comunicazioni. Torna indietro. No. Stavolta non mi freghi. Allora, che anche perché l'ultima volta che l'abbiamo utilizzato ci ha dato. Ci ha fatto un casino. Ah, io non ho capito come funziona quell'affare lì, eh. Usa! Ti sei fatto la bua. Vabbè. Se c'è scritto usa. L'ho visto tardi, scusate. Perché ci dice di usare il rivelatore? Per mettere a fuoco. No. No, è quell'altro affarino. Questa. Vai a salvare sulla sinistra, Vince, prima di... Sì, io forse intendo a salvare.
che torni lì alla stazione e salvi, no, perché così evitiamo dopo di dover rifare tutto nel caso succeda il patatrack. Ma stati pure in piedi, tanto non c'è nessuno. Ah, qua è. Tipo così quattro robot erano lì in agguato, perché al gioco piace prenderti per il culo. Dietro al muro con delle spranghe. Sì, sì. Sempre per il piacere dei bambini che ci guardano, Esatto. Ok. Oh, ricordi che qui passava dei tizi prima. Ah, guarda che sta facendo il giro. Solo che dove devi andare? C'è il testolone. Oh! Porca miseria. Andai dritto. Ma Sevastopol è il pianeta? No, Sevastopol è la stazione, magari è anche il nome del pianeta o del sistema solare. Guarda che bella la stella! E poi se... Human Employment Monitoring. Human Employee Recreation. Sì, è tutto anche in cinese. Questo qui non è mica Wade. È il Marshall. Ah, il Marshall? Mi sembrava un'altra voce. Ma lì sono su qualcosa. Perché lampeggia? Vieni avvicinato, vedo qualcosa dietro di te. Oh oh. Cazzo. E non t'ha visto. Ma è scemo. Via via via. No, qui non puoi. Aia. Ricordi che con ati liberi. Tenta di soffocarti. Grande. Occhio, non fare l'eroe. Come non detto. Ma con sintetici non li risolvi solo con due colpi. Ah, corri, ricordati il comando per correre. Ottimo. Chi è? Giudì, vai. Controlla la vetrata, perché dalla vetrata vedi tutta la stanza. Oh no, corri. Cavolo. Oh oh. No, non è possibile. Vabbè, al massimo lo rifacciamo da là. No, però bisogna dire che sono abbastanza lenti, quindi se corri secondo me li semini. Qui c'era la mappa. Vabbè, girati. Occhio. Usa il sensore di movimento, così ti accorgi meno se stanno arrivando. Sì, cazzo. Non ha fatto beccarsi. Puoi dare un salvataggio? Ne ha nemici e vicini. Sì, è lì. Ce l'hai dietro. Ce l'hai dietro, ti conviene correre. È una via senza uscita! Mi sa di sì. Ciao Lambert! Porca puttana! Ma come cavolo ha fatto a beccarci? Forse sanno dove sei. Bisogna essere più veloci di loro. Come fanno a sapere dove sei? Ti seguono. Sanno dove sei andato, no, scusa. Come ha fatto a beccarci all'inizio? Perché loro fanno una ronda. Fregatura, va bene. Non si apre. Mi ricorda Commandos. Alarm! Alarm! C'è una porta verde lì, no? Grande. Chiusa. Però. Nasconditi! Non lo volevo fare. Grande. Lì t'ha visto! T'ha visto? È lì! Cazzo! Bastardo! Ma non gli puoi tirare una randellata in testa? Non so come si fa. Va bene. Ti ha rotto il collo. Porca miseria. Non ero più. Niente, sì, posso anche attirare una minaccia ancora più letale. Usali con cautela. Carica salvataggio attuale. Va bene, dai.
Porchi sintetici. Lo ricordi, non farti sgamare, perché questi qui sono... Ci sono dei maledetti. Sì. Secondo me comunque una roncolata in testa e la puoi tirare. Grazie. Grazie. Di cosa? Stiamo registrando. E 4. Non posso entrare. Grande, ti ha sgamato, ma qui non possono entrare le ultime parole famose. Tu rimani qui e vedi che... Portiamo da qualche parte. Sì. C'è questa musica che è proprio... proiettile. No, colla. È tipo attacca. Ah, devi tre aggiunti. Oh, guarda un attimo. Rivelatore di movimento. No, non te lo fa. Vedi che è danne. Non te lo fa. Quando sei all'interno di quei cunicoli non te lo fa vedere. Apri con due. No, ti porti su. Sì. Buona, non ti sta seguendo. Sì, sono tornati a farsi i cavoli loro. Sì, esatto. Forse. Beh, devi andare là a destra sicuro. No, ho beccato quella giusta proprio. Cosa facciamo? Nascondino? Sono qua. Io non uscirei da lì. Dunque, devi andare sicuramente dietro di te. Perché è dove eri andato prima, no? Qua. Sì, eri andato là in fondo. Quindi quella lì è la zona. È l'area sicuramente giusta. Ottimo. Esci di qui senza farti sgamare. Guardati un po' attorno. Non è lì? Sì. Ce n'è uno lì dietro. Vedi che c'è il testone. Sì. Ah no, era una... Sai cosa? Ah no, ma lì si è ripassato prima. Niente. Prima di correre, dai una sbirciata. Non devi correre. Cioè, prima di allontanarti. Ecco, bravo, tieni... No, non la... io sbircerai in quel... Occhio, cazzo. Occhio, occhio. Torna lì dentro. Potrebbe richiedere la mia attenzione. No, no. Vai giù. Tirai un'altra roncolata in testa. Vai. Io tira su, secondo me. Dai! Entra. Mamma. Sopra. Vai che no. Io e te dovremmo parlare un po' delle regole di sicurezza. Ma non ho capito dove devo andare, però. No, ma la direzione era giusta, solo che se ti alzi in piedi ti sgama, prima ti sei alzato in piedi ti ha sgamato. Eh sì, t'ha visto, non sei uscito dalla tua modalità stealth e sei andato. Sei la parte sbagliata. È giusto vero, devi fargli perdere un po' le taracce, fargli calmare. Senti che adesso la musica... Esatto, sì, è andata giù. Ma la musica è fatta molto bene. Almeno mi pare, non sono un esperto. No, la musica è fatta... Ok, prova
dare un'occhiata se riesce a vedere dov'è. Ok, lì puoi pure toglierlo, tanto ormai lo sai. Allora, non ti alzare per nessuna ragione, continua a guardare in quella direzione, perché è da lì che salta fuori. Sì, però bisogna anche muoversi. Ecco, si sa, girati, girati, rientra. Rientra. Ah. Torna dentro. Abbassati. Stai lì, non, tanto anche se ti vede non è... non ti insegue perché non ti vede lì dentro. Invece no. Sì, ma è lì di là. Altrimenti un'idea, invece di passare lì, quando lui si mette qua, tu sbirci e guardi. Quando lui vedi che si sposta, che va via, lo segui in realtà e passi attraverso le scatole. Capito? No. Come no? No, no, stai lì, stai lì. Allontanati, vai a sinistra. Vai in fondo. Sì. E poi vai a destra o a sinistra. E così fai perdere le tue tracce. Sì, secondo me, forse ho capito quello che intendi. Devi uscire da lì semplicemente senza farti sgamare, vai dritto o accucciato. O altrimenti ti metti nella posizione in cui... cioè, vedi che adesso è tornata calma. Grande. Comunque io e Rebe siamo i migliori arbitri della nazionale. Che cazzo stai a dire? Gli arbitri della nazionale sono quelli che dicono: ah, io saprei come fare. Poi dopo ci faremo ammazzare brutalmente. Io, se mi dovessi trovare in una situazione del genere, io probabilmente sarei in un angolo a piangere. Allora... no, no, non è da qui che devi andare. No? No. Non è dritto di qua? No, no, sinistra, sinistra, vince. La parte opposta. Lì, no, destra. Qui. Quel portello lì. Occhio però, fai... ok, copriti. Ok. Torna a sbirciare, solo sbirciare. Torna indietro. Stai fermo lì. Non sta dicendo niente. È un glitch della porta. Sì. Aspetta lì, un attimo. Aspetta lì. Prova a sbirciare. Che sarebbe bellissimo se mettesse le mani per tirarti fuori. Vai, 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 vai. Non correre, però. Stai abbassato. Stai abbassato. Giù. Sì. Vai, 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 vai. Passa a sinistra della casa blu. Sì, lì. Vai a destra. Grande. Vai a sinistra. Ok. Merda! Porca puttana! Muoviti, corri! Corri. Per adesso. Ci togliamo qui dalle scatole. Passa da qui. Vai, 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 vai. Corri, corri. Questa è nuova. No, non è no, nuova. No. Trova un armadietto in cui nasconderti. Sì, nasconditi in un armadietto. Sì. Se qualcuno mi sente, ci serve aiuto. Però ti ricorre. Lì c'è un'arma. No, non c'è un cazzo di arma. No, lì è chiusa. La porta lì è chiusa. E qua l'arma dietro. Ti conviene correre perché sta arrivando. Lì anche. C'è nessuno? Lì. Ottimo. Buona, buona. Ripeto. Entra, ficcati. Vieni lì. Premuto. E adesso aspettiamo. Quando vedi che si avvicina qualcosa. Per tirarti indietro. Ok. E quando pensiamo che la cosa sia abbastanza salva, lì c'è un bel save point. Sì. Lo vedi? Subito, subito uscito sulla sinistra. Hai visto. Cosa dici? Tira fuori un attimo il sensore. Sta arrivando. Sì, sta arrivando. Toglilo, toglilo. Toglilo, toglilo che altrimenti ti sente. Tirati indietro. Registrazione in corso, accesso riservato alla Sixon. Ottimo. Aspetta, eh. Sì, sì. Ok, obiettivo aggiornato, ma sta ancora girando lì, ho visto qualcosa che si muove. Non lo so, non ho mica visto. Mi sembrava lì, sì. Vedi? È lì. Ah, ho visto l'ombra, ok. Sì. Aspetta che si tolga dalle scatole. Sì, si toglie dalle scatole. Il bello è che mi sto accorgendo di... spostare la testa a sinistra per cercare di vedere meglio anch'io, dietro la gratta. Anch'io. Scusa, scusa. Prova a tirar fuori il radar e guarda se ti segnala qualche beep. Se te lo segnala, toglilo subito. No. C'è un cazzo di nessuno. Mi sa ok, esce e salva. Io farei il tentativo di uscire e di salvare.
o la vola spacca. Abbassato, vai lì. Granata EMP. Salva, salva, salva. Vai. Ok. Non ti dici che ci sono nemici, per cui siamo a posto. Adesso vediamo cosa cavolo dobbiamo fare. Apri la mappa. Giusto. Devo andare lì. C'è alla tua sinistra praticamente. Mm-mm. Sì, dobbiamo andare lì in centro. Però questo lo vediamo nel prossimo episodio. Va bene, ciao bambini. Che altrimenti diventa un po' troppo lungo. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo episodio di Alien Isolation. Viva gli alien. Ciao, alla prossima. Che viva gli alien. Sempre viva gli alien.